Ciao ragazzi, questa volta vi portiamo in Valle d'Aosta, in un posto splendido dove si possono svolgere un sacco di attività anche d'estate. Ci troviamo a Pila, località famosa per la skyline instagrammabile sulle vette alpine più alte d'Europa. La località è facilmente raggiungibile con la telecabina che collega i due centri a Aosta-Pila in soli 18 minuti. Siamo appena arrivati all'hotel della Nuva che ci ospiterà durante il nostro viaggio. Ora una bella doccia e poi ci prepariamo per la cena alla Brasserie du Grimoud. Oggi è una bellissima giornata di sole, finalmente ce la godiamo andando al lago di Chamolet. Ci godiamo anche il panorama dalla seggiovia e poi comincia il nostro percorso di trekking. È arrivato il nostro momento preferito della giornata, ancora un po' di camminata per raggiungere Société, che ci ha preparato un picnic gourmet ad alta quota. Siamo saliti in seggiovia, abbiamo mangiato e adesso stiamo scendendo a Pila a piedi. Stiamo facendo un percorso meraviglioso, tutto nella natura, tra boschi, ponticelli, cascate, davvero suggestivo. Bello. Ora un po' di relax. E poi cena alla Trattoria dei Maestri. Purtroppo il nostro viaggio in Valle d'Aosta è quasi giunto al termine. Però Pila è un vero e proprio paradiso sia per il downhill sia per la mountain bike. Quindi non potevamo andare via senza provare anche questa esperienza super. E dopo una bella pedalata la fame si fa sentire. Quindi andiamo a mangiare al ristorante Yeti. Allora ragazzi, fateci sapere se Pila d'estate vi è piaciuta lasciandoci un like o un commento qua sotto. Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video.